La Bella e la Bestia. Cosa rappresenta questo cartone per voi che lo interpretate? Allora, innanzitutto è uno di quei cartoni, ma vorrei dire di quelle fiabe che più ti fa sognare. E poi la cosa più bella del messaggio di questa fiaba è senza dubbio quello di andare oltre le apparenze, perché la vera bellezza sta nel cuore. La compagnia ha portato in giro per la Basilicata e non solo. La compagnia Incanto sono diversi anni che ha messo in scena diversi musical, e in modo particolare ha esordito appunto proprio con Pinocchio, e poi si è cimentata con Notre Dame de Paris, Giulietta e Romeo, e poi con La Bella e la Bestia. In una terra lontana, un giovane principe viveva in uno splendido castello. Sebbene avesse tutto ciò che il suo cuore desiderava, il principe era viziato, egoista e cattivo. In una notte d'inverno arrivò al castello una vecchia mendicante che offrì una rosa in cambio dal riparo dal freddo gelido. Disgustato dal suo aspetto malconcio e trasandato, il principe rifiutò con disprezzo quel dono e cacciò via la donna. Nonostante il primo rifiuto, la vecchina lo avvertì di non lasciarsi ingannare dalle apparenze, perché la vera bellezza si trova nel cuore. Il principe la respinse ancora e in quel momento la bruttezza della mendicante si dissolse e apparve una bellissima fata. Il principe tentò di scusarsi, ma era troppo tardi, perché lei ormai aveva capito che non c'era amore nel suo cuore, e per punizione lo trasformò in una orribile bestia e lanciò un potente incantesimo sul castello e su tutti i suoi abitanti. Vergognandosi del suo aspetto mostruoso, la bestia si chiuse nel castello con uno specchio magico come unica finestra sul mondo esterno. La rosa che gli aveva offerto la fata era veramente una rosa incantata che sarebbe rimasta fiorita per molti anni se avesse imparato ad amare e farsi amare prima che l'ultimo petalo fosse caduto. L'incantesimo si sarebbe spezzato. In caso contrario, sarebbe stato condannato a rimanere una bestia per sempre. Col passare degli anni, il principe cadde nell'angoscia e perse ogni speranza. Chi avrebbe mai potuto amare una bestia? La realtà non cambia mai. Vedrò questa brava gente che fra un po' dirà: bonjour, 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 bonjour. C'è il panettiere con il suo cestino che venderà le sue baguette. Sempre solito via vai, dal mattino che arrivai in quest'umile città. Buongiorno Belle. Buongiorno. Dove te ne vai? Da libraio. Ho appena finito una storia meravigliosa. C'era una pianta di faggio. Mari, le baguette, sbrigati. Ma guarda un po' che tipo stravagante, sempre distratta, ma perché? Tutta sola se ne sta e non pensa a ciò che fa. Non c'è dubbio, è proprio strana. Via di qua.
tipo originale, non è normale, credi a me. Cosa pensa non si sa, legge sempre ma come fa, non è facile capire quella me. Già mi batte il cuore, questa parte splendida, perché lei troverà l'amore, quel ragazzo è un principe, ma lei non sa chi è. Sua beltà per la strada vesterà, e diversa non è come noi, non pensa a vivere come noi, ed è strana non è come noi e me. Ma quanto a volte il tipo strano e raro, ma che bizzarra, ma quasi, che peccato qui città, lei non si ambienterà, non ci dubbia proprio strana, è bellissima ma strana. Eccentrico inventore, Maurice. E lei stessa, sebbene considerata da tutti la ragazza più bella del villaggio, è ritenuta un po' eccentrica e dunque lasciata in disparte. Stanca della monotonia della vita in paese, cerca conforto nella lettura dei libri di avventura, storie di creature magiche in luoghi fantastici con principi e draghi. Arriva il giorno in cui Gaston, un ragazzo forte e affascinante, da tutti per questo ammirato, la sceglie come sposa. Ma lei rifiuta, perché non vuole passare la vita con una persona arrogante e presuntuosa. Lui però non demorde. Ecco nei pensieri tuoi, son che sogni fai, vuoi sapere prima o poi che ti sposerai, quale maschio ti vorrà con sé. Bel tu vivrai con me. La tua vita cambierà, mi ringrazierai, ma anche tu mi servirai, ti sdebiterai, dandomi nidiate di bebè. Cocca li fai con me. Tanti figli, una tribù incredibile, di 2 metri e più, impensabile. Ogni maschio mi assomiglierà. Sai che incubo, alla casa baderai, che spettacolo, ti rallegrerai, ma resta scapolo, di aver trovato la felicità. Immagina, Belle, una rustica villetta di caccia, la mia ultima preda che arrostisce sul fuoco, la mia mogliettina che mi massaggia i piedi, mentre i nostri bambini giocano felici sul pavimento. Ne avremo 6, 7 cari? No, Belle, di ragazzi ben piantati come me. Questo è tutto ciò che vuoi, sei la mia metà. Come 2 calzini noi, chi ci spaierà? Il destino è qui di fronte a te. L'uomo dei sogni, il meglio su piazza, ovvio che intendo me. Non puoi sfuggirmi, solo adorarmi, Belle vuoi sposare. Allora, Belle, cosa mi dici? È un sì o un oh, sì? È che io proprio non ti merito. E chi mi merita? Beh! Ma grazie lo stesso!
giorno Maurice viene rapito dalla bestia. Belle decide di offrire se stessa alla creatura in cambio del vecchio padre perché possa tornare a casa. Sì, l'ho scelto io, rimango per papà. Ma con che diritto rubi la mia libertà? Tu, mostro, trovi giusto ciò che fai. Sai perché c'è follia dentro te? Casa mia, questo posto potrà mai piacermi? Qui non c'è che tristezza ed oscurità. Non potrà mai piantare radici qui la felicità. Dove ho lasciato il cuore, lì casa mia sarà. Sognerò casa mia via di qua. Io non so che darei per riavere la mia vita. Ora no, nostalgia della sua semplicità. Casa mia resterò per un giorno, per sempre, chiusa qui. Quanto tempo resisterò? Se però può cambiare il destino, so che lo cambierò. Alzami i muri intorno, tanto non servirà. Lotterò per la mia libertà. Sognerò casa mia via. Passare dei giorni, la ragazza fa amicizia con tutti gli oggetti che vivono nel castello, anche loro vittime dell'incantesimo, e a poco riesce anche a migliorare gli atteggiamenti bruschi e schivi della bestia. Allora bambini, adesso dobbiamo preparare la cena per Belle, quindi mi servono 8 bambini. Facciamo 4 femminucce, 4 femminucce e 4 maschietti. Vabbè, venite tutti, venite tutti. Vieni, vieni. Ok, venite con me. Qui, qui, qui. Chi vuole fare il piatto? Vi dovete mettere qui. Dai. Ecco, dietro. E mantenete il piatto insieme, dai. L'altro piatto. Qui. Due bambini qua. Su, 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 veloci, veloci, sennò. Ok. Un altro piatto qui. Insieme. Vieni, qua. Ok. Qua. La forchetta. Mettiti qui. Ok, mi mettete lì, qui, tutti qua, ok, la piccolina lì, grazie, anche voi, dai. Tutti gli altri dietro,
Ecco qua. Perché domani arriverà la bestia. Quindi dobbiamo preparare una grande cena per Belle. Va bene? Ecco qua. Siete pronti? Sì. Ma cher mademoiselle, è con grande onore e immenso piacere che sono lieto di presentarvi la cena e vi invitiamo ad accomodarvi e a rilassarvi. La cena è servita. Stia con noi. Qui da noi siete un ospite da noi. Allacciate il tovagliolo, siete tutti qui per noi. Su du giù, che bontà, antipasti a volontà, salatini prelibati, anche i piatti ne va matti. La musica e la danza, d'altro canto se la Francia, qui la cena te la godi più che mai. Versate voi cin cin, è un sogno avervi qui, sì qui da noi, qui da noi, qui da noi. C'è ragù, c'è soufflé, torta tartare a frappè. Preparati e poi serviti in un frizzante cabaret. Solo qui siete giù, ma c'è un cuoco che è un bijou. Scorderete ogni problema, le posate sono in scena. L'allegria, la magia della mia coreografia. Per la gioia del palato siamo qua. Versate a voi cin cin, è un sogno avervi qui, sì, qui da noi. Per lo stress, guarda che delicatesse. Qui da noi, qui da noi, qui da noi. Sorriso, sorriso, sorriso. Ecco qui Mrs. Brick. Un applauso! Qui da noi, qui da noi, da scappare d'ora in poi, assaggiate le delizie del buffet, scegliete voi, c'è qua te, c'è la mousse, e su se tirami su. Altra grande meraviglia, che di cura le scoviglie, la mignon, pure buono, ci imparano il cacca. Alziamo, alziamo le posate in alto, vai, vai, vai. Muoviamole, muoviamole, dai, dai, anche i piatti in alto. Sì, perfetto. Così quando arriva Belle... Muoviamole a tempo di musica, ok? Tirato i tovaglioli, il vino è pronto, tutto ok. Con dessert vuole te, lo può prendere da me. Le mie tazze nel frattempo danzeranno un balzerletto. Bollirò, fischierò, c'è una macchia, Dio mio no. Mamma mia, se non la lavo sono guai. Con due zollette o tre, resta da noi. Qui da noi, qui da noi, qui da noi. Ma tu dimmi, a cosa servi? Se sei servo e poi non servi, senza un ospite o un cliente, ma chi sei tu? Ecco giorni pieni di lavoro, ma perché non sono tornati più? 10 lunghi anni, stesi come attaccapanni, righi flaccidi, scottanti, ma che monotonia! L'ozio poi li aveva arrugginiti. Ma questa marinata e l'allegria è ritornata. Qui da noi, qui da noi, che delizia sui bastoni, era la ossessione.
qui da noi? Qui da noi! Qui da voi? Qui da noi! Sì! Qui! Un applauso ai bambini che hanno fatto le posate, Bravi, bravi. Adesso possono proseguire perché c'è Notre Dame, giusto? Vale. Ah, c'è Pino. Ah, ci siamo ancora noi. Scusate, ho preso un po' di vino. Le posate ve le prendo io. Ecco qua. Sparecchio. Se è rotto non fa niente, paga la bestia. Un applauso ai bambini. Grazie. Bravi. Grazie. Sì, potete andare. Purtroppo, Belle viene a sapere, consultando uno specchio magico, che il padre è malato e chiede alla bestia di andare a trovarlo. Quando arriva al villaggio, però, scopre che in realtà Gaston vuole rinchiudere il povero Maurice in manicomio, a meno che lei non accetti di sposarlo. Disposta a tutto, Belle è costretta a svelare l'esistenza della bestia, cercando di dimostrare a tutti che non si tratta di una creatura malvagia. Ma Gaston influenza subito la folla per andare ad uccidere la bestia. E proprio mentre Gaston sta per sferrare il colpo di grazia alla bestia, compare Belle. Vedendola, la creatura si ribella, ma viene comunque gravemente ferita. Mentre sta per morire, Belle le rivela il suo amore ed ecco che la bestia si trasforma in un principe. I due ragazzi si sposano, coronando così i loro sogni. Storia di magia, dolce melodia.
dolce melodia, la bestia insieme a me. Buonanotte, Mrs. Brick. Buonanotte, Chicca. Bravi. Bravi. Grazie. Grazie. Tra qualche minuto, per chi non l'avesse già visto, per chi volesse rivederlo, ci saranno di nuovo gli attori che porteranno in scena Pinocchio proprio qui. A seguire nuovamente Notre Dame e poi La Bella Bestia. Se vi fosse piaciuto proprio così tanto da volerlo rivedere. Grazie a tutti. Grazie. Noi siamo la compagnia Incanto.